Ok, dovremmo essere online. In questo momento mi pare che siamo soltanto noi due. Vediamo quando cominceranno ad apparire i primi spettatori, dopodiché introdurremo il nostro argomento della serata. Ecco, vabbè, improvvisamente in 12 si sono collegati, quindi direi che stanno incominciando ad arrivare i nostri avventori. Non so se volevi già fare una piccola Ma no. introduzione generica sulla serata. No, falla tu, eventualmente, dai. Allora stiamo attendendo di vedere ancora qualche altra partecipazione alla diretta. Hai già preparato la schermata, immagino. Sì. Cioè, è pronta lì di fianco, la mettiamo già La predisposta. condivido quindi, Sì, vado. condividi che così vediamo. Posso partire? Allora vado a condividere lo schermo. Vediamo qua se riesco in questa cosa. Direi che cominciamo a esserci. Si vede? Sì, si vede, è un po' piccolina sul lato. Adesso vediamo se riusciamo a farla diventare un po' più grande. Ecco, adesso l'ho messa un po' più significativa. Allora vado. Direi di sì. Buona serata a tutti. Questa sera parliamo di onde gravitazionali. Diciamo, partiamo da queste due immagini. Quella che vedete in alto a sinistra è il disegno che fece Galileo all'inizio del 1600 del bellissimo pianeta Saturno, mentre l'immagine che vedete in basso a destra è sempre il pianeta Saturno, però ripreso dal telescopio spaziale Hubble. Tra queste due immagini, diciamo, ci sono 400 anni e direi che è inutile commentare, è evidente quello che è stato il progresso nell'osservare gli oggetti celesti dal banale, semplice telescopio di Galileo, fino ad arrivare al più moderno telescopio spaziale di cui disponiamo tuttora. E ecco, questo è il viaggio della scoperta, come scrisse poi il grande Proust. Non si tratta di scoprire nuovi territori, ma si tratta di utilizzare nuovi occhi. Ecco, le onde gravitazionali sono dei nuovi occhi. Mi sono fatto una domanda. Credere a se stessi, chi è che non ha creduto a se stesso? Beh, voglio raccontarvi questa storia perché credo che sia emblematica delle difficoltà della scienza nel suo percorso, di avvicinamento alla scoperta, alla verità. Quello che vedete è l'equazione del campo che scrisse, nel 1915 Albert Einstein.
Nella relatività generale è una equazione naturalmente molto complessa, molto difficile. Questo è il suo modo compatto di scriverlo attraverso i tensori. Tra l'altro, quello di sinistra è il tensore di Ricci, che sviluppò per l'appunto Gregorio Ricci Curbastro. In realtà questa equazione poi si divide in 10 equazioni, quindi è un'equazione abbastanza complicata, tant'è vero che ancora tutt'oggi sappiamo risolverla solamente in pochi casi particolari. Cosa fece Einstein? Cosa propose con questa formula? Con questa formula descrisse diciamo, l'universo attraverso un'uguaglianza, l'uguaglianza fra la distribuzione della massa e dell'energia e l'influenza che ha appunto la massa e l'energia su questo tessuto spazio-temporale, che nella realtà è una cosa quadridimensionale, quindi per noi impossibile da rappresentare. Nelle immagini che vedete, invece, è rappresentata nella maniera più intuitiva di uno spazio bidimensionale. Quindi, come vedete, quelle masse, quelle biglie colorate, deformano questo tessuto spazio-temporale. Questo è il grande, diciamo, il grande significato di questa formula. Con questa formula, Einstein abolì il concetto di forza di gravità nel senso classico del termine, quindi un'azione a distanza come l'aveva pensata Newton, mentre la gravità non è altro che una manifestazione di questa deformazione del tessuto spazio-tempo. Qui vedete un'animazione, spero che sia sufficientemente fluida, che cerca di farci capire ancora meglio quello che è il significato di questa formula, perché ovviamente non possiamo approfondirla dal punto di vista matematico. Gli oggetti, come su una specie di tappeto elastico, affondano su questo tappeto, creando quindi degli avvallamenti. Questi avvallamenti si manifestano proprio come forza di gravità, tant'è vero che, come potete anche leggere, la massa dice allo spazio-tempo come deformarsi, ma a sua volta lo spazio-tempo dice alla massa come muoversi, esattamente come succede a questa biglia che è stata lanciata da questo ragazzo in questa animazione. Questo, diciamo, questo è il significato, della relatività generale, per come l'ha espresse il grande fisico John Wheeler, un personaggio estremamente diciamo, importante ed influente negli anni 60 e 70, che fu assolutamente fondamentale per il rilancio della teoria della relatività, che era un pochino stata messa in disparte. Io ricordo anche quando studiavo a Bologna, la relatività non era considerata tantissimo, tutti aspiravano semplicemente a occuparsi di particelle, quindi meccanica quantistica, particelle, studio delle particelle fondamentali. La relatività era stata un pochino messa da parte. Ci sono stati alcuni studiosi che hanno dato un enorme contributo al rilancio della relatività generale. Uno di questi è stato per l'appunto John Wheeler. Un altro John Wheeler che ha operato negli Stati Uniti, Denis Sciama invece in Inghilterra, Cambridge, e Jakob Zeldovich in Russia. Tra l'altro Wheeler ha coniato appunto questo modo di dire, cioè che la massa dice allo spazio-tempo come deformarsi, e a sua volta lo spazio-tempo deformato dice alla massa, a una massa come muoversi, come vedete in quest'altra animazione. Dove per esempio questo pianeta sembra orbitare attorno a una stella, oppure
la Luna che orbita attorno alla Terra. E, tra l'altro, John Wheeler coniò anche altri termini, è famoso per aver coniato il termine stesso di buco nero, era molto geniale in queste trovate che poi hanno attecchito, hanno preso molto piede. Ha coniato anche la frase i buchi neri non hanno capelli, per spiegare come il buco nero è un oggetto estremamente semplice, descrivibile solamente attraverso solo tre parametri: la sua massa, il suo spin, cioè la sua capacità, il suo momento di rotazione e la sua carica elettrica. Ha coniato per esempio un termine tutt'oggi molto diffuso, il wormhole, il buco del verme, quindi i passaggi, quei tunnel spazio-temporali, e soprattutto ha coniato un termine quando gli chiesero cos'era importante per lo studio della fisica nel futuro, e se ne uscì con la famosa frase it from a bit, quindi la realtà dall'informazione. Questo per farvi capire come questo John Wheeler fu effettivamente un personaggio molto importante. Vedete un attimo che esco e apro l'altra presentazione che è più... dunque, questa qui. Allora, questa. Scusate, ma... Allora, questa. Ecco qua. Qui vedete la pubblicazione con la quale Albert Einstein nel 1916, siamo nel mese di giugno, pubblicò appunto questo suo studio, come dice il titolo che io mi sono tradotto dal tedesco, me lo sono scritto in italiano perché il tedesco non è che lo capisca molto, Integrazione approssimata delle equazioni del campo gravitazionale, e praticamente risolse la sua equazione, quella che vi ho fatto vedere prima, è una delle due equazioni che vedete questa sera, quindi non saranno molte, e in un caso particolare, con una gravità abbastanza bassa, e ricavò che in situazioni di questo tipo si potevano produrre delle onde nel tessuto spazio-temporale, le cosiddette appunto onde gravitazionali, che si propagano nello, diciamo, è lo spazio-tempo stesso il mezzo attraverso il quale si propaga l'onda gravitazionale. E nel 1936, quindi 20 anni dopo, però, sempre Einstein cambiò idea insieme a un altro fisico, Nathan Rose. Fece un articolo, scrisse un articolo, quindi a quattro mani, nel quale sosteneva che le onde gravitazionali non potevano esistere. E inviò questo articolo a una rivista prestigiosa, il Physical Review, e allora già, come oggi, il Physical Review aveva questa abitudine, che era quella di non pubblicare immediatamente l'articolo, anche se proveniva da un autore estremamente prestigioso come Albert Einstein, e anche Rosen era certamente un fisico di notevole importanza, e lo inviò, invece lo girò a esperti dell'argomento per farne una valutazione e verificare se questo articolo conteneva o no degli errori.
prima di pubblicarlo. Questo metodo è tuttora utilizzato, si chiama peer review, quindi revisione paritaria, consente appunto di valutare se l'articolo è corretto oppure non contiene errori. Einstein però, quando venne a sapere di questa cosa, perché fu informato, non la prese per niente bene, e questa fu quella che vedete, è appunto la lettera con la quale Einstein rispose all'editore di Physical Review, lamentandosi appunto che il suo articolo fosse stato visionato da persone che lui non conosceva, perché naturalmente tutto avveniva nell'anonimato, in modo tale che colui che ne faceva la revisione dell'articolo non fosse naturalmente influenzato dall'importanza di chi aveva scritto l'articolo. Chi aveva scritto l'articolo non era un personaggio da poco, era questo personaggio, Howard Robertson, che era un cosmologo molto importante, cosmologo americano, tra l'altro che aveva sviluppato la metrica derivata dall'equazione del campo gravitazionale che avete visto prima, quindi era assolutamente un personaggio che conosceva questo argomento, e aveva notato che l'articolo di Einstein conteneva un errore e non venne quindi pubblicato da Physical Review. Einstein pensò di girare l'articolo a un'altra rivista, però naturalmente Robertson avvisò un collaboratore di Einstein, Leopold Infeld, il quale a sua volta convinse Einstein a riguardare l'articolo. Lo stesso Einstein si accorse dell'errore e naturalmente ritirò l'articolo. Questo per farvi capire come la scienza, diciamo, abbia comunque un suo metodo di procedere. Anche un personaggio come Einstein, un genio assoluto, sicuramente ha il diritto di sbagliare, però il fatto stesso di chiamarsi Einstein non significa che tutte le sue conclusioni debbano essere necessariamente corrette. Vanno verificato, tutto va verificato, va controllato, tutti hanno il diritto di sbagliare e nella scienza le cose funzionano così. Non è il nome prestigioso che conta, ma è che la conclusione sia corretta. Rivelare l'impossibile. Rivelare le onde gravitazionali è stata una enorme sfida. Tutti conoscete Kip Thorne. Kip Thorne è premio Nobel per la fisica del 2017, è stato anche Oscar per la sceneggiatura del film Interstellar, è uno dei tre personaggi che ha vinto sia l'Oscar che il Nobel. Adesso non ricordo gli altri due, ma sono tre in tutto. Lui è l'unico scienziato che ha questo merito di aver vinto anche un Oscar. Qualche anno fa venne intervistato da una studentessa australiana, la quale chiese a Thorne che cosa pensasse quando guarda il cielo. Lui rispose: "Penso a tutte le cose che non riesco a vedere lassù." Questo per farvi capire come in realtà lo studio del cielo, l'astronomia, l'astrofisica, la cosmologia, è una sfida a ciò che non riusciamo a vedere. Quello che riusciamo a vedere, le stelle, vabbè, i pianeti, la luna sicuramente, sono le cose più evidenti, ma la storia dell'astronomia, la storia dell'astrofisica è sicuramente la storia di ciò che non si riesce a vedere e di ciò che stiamo tuttora cercando. Come si generano le onde gravitazionali?
Allora, una massa ferma, anche molto grande, anche molto massiccia e quindi anche compatta, come per esempio una stella di neutroni o addirittura un buco nero, quindi un oggetto che ha una grande massa, però compatta perché occupa un volume estremamente ridotto, deforma lo spazio-tempo, lo deforma anche molto, soprattutto se la massa è estremamente compatta. Però di per sé, se ferma, non genera alcun tipo di onda gravitazionale. Perché venga generata un'onda gravitazionale, noi dobbiamo avere delle masse che accelerano e lo devono fare anche in maniera asimmetrica. Qui vedete un altro filmato, spero che sia abbastanza fluida la sua visione. Ecco, vedete come quelle due masse, mentre ruotano, generano delle onde dello spazio-tempo. Quelle sono le onde gravitazionali. Qualsiasi cosa che si agita in realtà genera delle onde gravitazionali. Anche quelle due persone, mentre ballano, ruotano esattamente come fanno queste due presunte stelle, generano delle onde gravitazionali. Il problema qual è? Il problema è che le onde gravitazionali generate da masse piccole sono veramente molto, ma molto deboli. Sono piccolissime e dopo vedremo cosa vuol dire quanto sono piccole queste onde gravitazionali, quindi quanto è stato difficile poterle rivelare. Einstein stesso si accorse subito di questa cosa, fece alcuni calcoli quando ancora era convinto dell'esistenza delle onde gravitazionali. Pensò per esempio a un esperimento del tipo un cilindro di acciaio che viene messo in rotazione, talmente veloce da arrivare al limite dello spezzarsi. Ecco, dai suoi calcoli veniva fuori che la potenza che veniva generata era una cosa incredibilmente piccola, 10 alla meno 50 watt, quindi praticamente uno zero, la virgola, 49 zeri e poi un 1, quindi una potenza veramente piccola. Per cui Einstein era convinto, inizialmente, quando ancora era convinto che le onde gravitazionali esistano. Era però convinto che non sarebbero state di nessuna importanza fisica, perché non era possibile, produrle in laboratorio. Capì che per generare delle onde gravitazionali importanti servivano degli oggetti estremamente compatti, che quindi potessero ruotare molto vicini fra di loro e con delle masse paragonabili a quelle delle stelle, quindi masse veramente grandi. Al tempo però di Einstein, stiamo parlando degli anni 20 del secolo scorso, l'esistenza delle stelle di neutroni o di un buco nero ancora non era stata verificata. Forse neanche pensata. Di conseguenza risultava veramente difficile pensare di poter avere una situazione dove si generassero delle onde gravitazionali misurabili. E quando è che si possono avere delle onde gravitazionali sufficientemente grandi da poter essere misurate? Beh, quando abbiamo appunto degli oggetti celesti estremamente massicci, ma anche estremamente compatti, perché devono veramente orbitare a grandi velocità e quindi devono essere molto vicine fra di loro, come per esempio una coppia di buchi neri, come per esempio una coppia di stelle di neutroni. Oppure una situazione mista, diciamo, con un oggetto che è un buco nero e un altro una stella di neutroni. È chiaro che a questo punto
le onde gravitazionali non possono essere generate in un qualsiasi laboratorio, quindi diventava veramente difficile rilevarle, al contrario delle onde elettromagnetiche che furono tranquillamente prodotte fin da subito in laboratorio, stiamo parlando della fine del XIX secolo. E invece per generare le onde gravitazionali serve un laboratorio enorme, molto grande, per l'appunto l'universo. Allora, cerchiamo di capire come agisce l'onda gravitazionale, il passaggio dell'onda gravitazionale sugli oggetti. Allora, a sinistra vedete quello che io ho chiamato un anello di masse puntiformi, quindi delle masse, delle piccole masse che hanno piccole dimensioni, in caduta libera. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono in assenza di qualsiasi azione, alterazione del tessuto spazio-temporale. Come vedete, sono disposte in circolo e tale rimangono. Se invece arriva un'onda gravitazionale, quindi c'è un'alterazione del tessuto spazio-temporale, vedete come si muovono queste masse. Praticamente sembra che quest'anello venga compresso in un senso e allargato nell'altro, e successivamente la cosa si inverte, allargato in un senso e compresso nell'altro. Questo è l'effetto dell'onda gravitazionale. Quindi, se vogliamo rilevare le onde gravitazionali, dobbiamo assolutamente essere in grado di osservare qualcosa che si muove. È possibile rilevare questo movimento delle masse? In questa animazione il movimento è estremamente evidente, ma scopriamo che la cosa non è proprio così evidente. Questo signore, Joseph Weber, che è morto nel 2000, è stato il primo che ha pensato con una certa testardaggine di rilevare le onde gravitazionali. Weber è un personaggio particolarissimo. Qui lo vedete nella sua, a sinistra lo vedete nella sua uniforme della Marina. Lui è stato in Marina, era presente anche a Pearl Harbor quando ci fu il famoso attacco dei giapponesi. Da piccolo, all'età di 5 anni, venne investito da un tram e l'impatto fu veramente devastante, tant'è vero che smise di parlare, non riusciva più a parlare. Venne seguito da una logopedista e, siccome la logopedista era della West Virginia, quando riprese a parlare assunse questo accento marcato della West Virginia, e lui, che era di origini lituane, era abbastanza strano sentirlo parlare perché aveva questo accento tutto particolare. E sarà stata questa tramvata che ha preso da piccolo, o sarà stato le notti insonne che ha passato, perché quando ebbe un figlio, questo figlio nella culla aveva preso un bruttissimo vizio, che era quello di sbattere la testa contro gli spigoli della culla stessa, per cui passava intere notti insonni per controllare che suo figlio, ancora piccolo, non sbattesse da farsi male la testa nella culla. Durante queste notti probabilmente lui ha maturato l'idea di fare qualcosa di eccezionale e decise di studiare il modo di rilevare le onde gravitazionali. Negli anni 60 costruì questi cilindri, li vedete qui, uno lo vedete qui in questa immagine sotto a destra, cilindri che
secondo la sua idea, al passaggio di un'onda gravitazionale, quindi quando quell'anello di sfere si cominciava a contrarsi in un senso e a dilatarsi nell'altro e viceversa, quel cilindro avrebbe dovuto risuonare, produrre un suono anche debole. In realtà non poteva, nel 1967 dichiarò di aver sentito risuonare uno dei suoi cilindri e quindi disse di aver sentito il passaggio di un'onda gravitazionale. Nessuno però gli ha mai creduto perché in realtà i calcoli dicevano che il passaggio dell'onda gravitazionale non avrebbe potuto produrre una dilatazione o una compressione sufficientemente importante da essere rilevata dai sensori di cui disponeva a quel tempo Weber. Però verso la fine degli anni 2000 nascono dei progetti importanti, vengono pensati dei nuovi strumenti per rilevare le onde gravitazionali. Sono chiamati gli interferometri di Michelson. In pratica, al posto di quelle masse che oscillano, che avete visto prima, vengono utilizzati due specchi che sono illuminati da un fascio laser. Qui vedete un'animazione, adesso vi faccio vedere un breve filmato. Questo è un laser che produce un fascio luminoso che viene poi separato da uno specchio particolare in due fasci che viaggiano ortogonalmente, quindi formando un angolo retto. Un fascio arriva su uno specchio, l'altro fascio arriva su un altro specchio, viene riflesso all'indietro, i due fasci quindi si ricompongono nuovamente. E se sono in antifase, si dice, cioè il picco di un'onda corrisponde alla valle dell'altro, succede che il fascio di luce si può annullare. Nella situazione normale il fascio si annulla. Se però passa un'onda gravitazionale, i due specchi si muovono in maniera diversa, perché naturalmente una. Adesso lo riguardiamo così vediamo se riesco a farlo ripartire. Vediamo un po'. Ok, sì. C'è un po' di ritardo, quindi. Allora, il passaggio dell'onda gravitazionale, vedete, ha la capacità di muovere i due specchi. In modo tale che i fasci, quando si ricompongono i due fasci di luce dopo essere stati riflessi sui due specchi, non sono più in antifase perfetta e di conseguenza, invece di annullarsi la luce e quindi sul sensore non arriva onda luminosa perché l'onda si è annullata. Quando gli specchi si muovono sotto l'azione dell'onda gravitazionale, vedete, sul sensore arriva un po' di luce e si hanno dei piccoli fenomeni luminosi che vengono registrati, detectati appunto dal sensore di luce. Ecco, questo strumento permette avere una sensibilità estremamente alta. Noi a questo punto però dobbiamo chiederci, questi due specchi, di quanto si muovono quando passa un'onda gravitazionale? È un movimento veramente importante, qualche centimetro, qualche metro, oppure un movimento piccolo? Beh, è veramente un movimento piccolo.
La seconda formula che vi propongo è questa qui. Praticamente lo spostamento ci dice che lo spostamento dello specchio è proporzionale all'ampiezza dell'onda gravitazionale per la lunghezza dei bracci che hanno questi strumenti qui. Quindi la distanza che c'è fra gli specchi e il laser. Allora, quanto vale H, cioè l'ampiezza dell'onda gravitazionale? La relatività ci dice che questo valore per degli oggetti del tipo stelle di neutroni, quindi oggetti compatti, che si trovano a 300, no, sì, 300, 400 milioni di anni luce. 30, scusate, 330 milioni di anni luce, sono degli effetti estremamente piccoli, 10 alla meno 21, quindi praticamente uno 0, altri 20 zeri e un 1, quindi è veramente una quantità estremamente piccola. Un braccio di un interferometro, per questioni tecniche, quindi tecnologiche, ma anche per questioni di budget, quindi di soldi, non può superare i 3-4 km. Quindi voi capite che moltiplicando un fattore che vale 10 alla meno 21 per un fattore che vale 10 alla 3, viene fuori che lo spostamento di questi specchi è 10 alla meno 18 metri. Quant'è 10 alla meno 18 metri? Proviamo a capirlo. Allora, un bambino è alto più o meno un metro. Dividiamolo in 100.000 parti. Dividere un metro in 100.000 parti, abbiamo un oggetto che è dell'ordine di 10 alla meno 5 metri, quindi un centomillesimo di metro. Un batterio più o meno ha mediamente queste dimensioni qui. E già siamo ad oggetti che non riusciamo più a vedere a occhio nudo. Ma non basta, siamo appena a 10 alla meno 5, dobbiamo arrivare a 10 alla meno 18 metri. Allora dobbiamo prendere questo batterio, a sua volta dividerlo in 100.000 parti. Arriviamo a 10 alla meno 10, quindi siamo alle dimensioni di un atomo, quello che viene anche chiamato Armstrong. Ma non ci siamo ancora, dobbiamo arrivare a 10 alla meno 18, quindi vuol dire che dobbiamo dividere l'atomo in 100.000 parti e arriviamo alle dimensioni di un nucleo atomico, 10 alla meno 15 metri. Dobbiamo ancora dividere il nucleo atomico, le dimensioni di un nucleo atomico in 1.000 parti e così arriviamo finalmente al valore di 10 alla meno 18 metri, che ripeto è la quantità di cui si muovono questi specchi degli interferometri quando passa l'onda gravitazionale. Quindi 10 alla meno 18 metri vuol dire che gli specchi degli interferometri al passaggio di un'onda gravitazionale si spostano di appena un millimetro. Una considerazione fatta su distanze più grandi. Misurare spostamenti di questo tipo equivale a misurare la distanza della stella Sirio, che è la stella più luminosa che abbiamo in cielo, con una precisione pari allo spessore di un capello, quindi capite che è veramente una misura incredibilmente precisa e che richiede quindi una tecnologia estremamente sviluppata ed avanzata. È per questo motivo che ad Alberto Giazotto, di cui dopo fra un attimo vi parlo, si è espresso appunto in questi termini. Nessuna idea era più folle di questa, misurare delle quantità così piccole, degli spostamenti così microscopici, ma microscopico non rende l'idea perché micro
micro significa un milionesimo, qui invece siamo a livello di un millesimo del diametro di un nucleo atomico. Quelli che vedete sono i padri di questi strumenti, gli interferometri per le onde gravitazionali. A sinistra vedete Rainer Weiss, americano, che se non ricordo male, del Massachusetts Institute of Technology, è stato Nobel nel 2017 insieme a Behrisch e a Kip Thorne, mentre a sinistra vedete Alain Brillet e Adalberto Zazotto. Di questi tre, Zazotto è deceduto nel 2017. E, chi sono? Questi signori. Weiss è il padre degli interferometri americani, i cosiddetti LIGO, mentre Brillet e Zazotto sono i padri di Virgo, l'interferometro, diciamo, europeo, ma fondamentalmente collaborazione italo-francese. Sono questi sono gli strumenti che vengono utilizzati per rivelare il passaggio delle onde gravitazionali. Quindi questo movimento così piccolo che le perturbazioni dello spazio-tempo inducono negli oggetti che attraversa. Questo è LIGO, in particolare LIGO è formato da due interferometri, uno si trova sulla costa pacifica degli Stati Uniti, ad Hanford, nello stato di Washington, è entrato in funzione nel 2002. Questo invece è l'altro interferometro di LIGO. LIGO sta per Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. E questo si trova a Livingston, nello stato della Louisiana. E anche questo è entrato in funzione nel 2002. Come vedete, hanno due bracci ortogonali e a 90 gradi, lunghi 4 chilometri. Questo invece è l'interferometro che è sul suolo italiano, Virgo, ripeto, collaborazione italo-francese, si trova a Cascina, in provincia di Pisa. Ha anch'esso due bracci ortogonali, però sono leggermente più corti, sono lunghi appena solo 3 chilometri, quindi sono un pochino più corti rispetto a quelli americani, sempre una questione di budget naturalmente. Virgo è entrato in funzione nel 2007. Mi fermo un attimo. Roberto, ci sei? Sì, ci sono, volevo far vedere che sono arrivate delle domande. Tolgo un attimo la presentazione così magari riesco a farmi vedere meglio. Sì, allora lo strumento interferometro potrebbe essere impreciso, nel senso nell'animazione vedevamo che si muovevano solo gli specchi esterni, ma non potrebbero essere che si muove anche lo specchio. Semiriflettente, ma poi come si fa a evitare di considerare disturbi circostanti generali dell'uomo? Bella domanda. Qui naturalmente ci sta buona parte dei problemi tecnologici che sono stati risolti da questi interferometri. Allora, intanto lo specchio semiriflettente non incide anche se si muove, non ha influenza sulla luce del laser. E quello che è importante sono i due specchi completamente riflettenti che si trovano al termine dei due bracci. Per quanto riguarda il discorso dei disturbi, non c'è dubbio,
assolutamente. Gli specchi che si trovano al termine dei due bracci dell'interferometro sono stati studiati proprio per cercare di ridurre il più possibile la presenza dei rumori ambientali. Vi racconto questo, a Cascina credo che si trovi a qualcosa come 10-12 km dal mare, l'interferometro sente il moto ondoso del mare, quindi per farvi capire come chiaramente i rumori ambientali di questi oggetti sono assolutamente importanti. Tenete presente anche che i due specchi che si trovano al termine dei due bracci sono appesi a dei cosiddetti superattenuatori. È un sistema, una soluzione tecnica estremamente complicata. Ecco, in questo proprio il nostro italiano Zazotto ha lavorato tantissimo e ha fornito delle soluzioni estremamente importanti. Tenete presente, dico anche questo, che questi interferometri sono circondati da sensori ambientali di tutti i tipi, perché naturalmente quando registrano un segnale bisogna assolutamente eliminare tutte le possibili cause esterne che non hanno nulla a che fare con un'eventuale onda gravitazionale. Si era perso l'audio prima? No, qualcuno diceva che c'è stata una pausa, ma sui monitor di controllo noi non abbiamo riscontrato nessuna sospensione dell'audio. Ok. Ci sono altre domande? Per adesso direi di no, a meno che chi aveva fatto la prima non abbia intenzione di commentare la risposta. Allora, nel frattempo ricondivido lo schermo così. Allora, qua se riesco, ci provo. Allora, ecco qua. E allora siamo arrivati qui. Allora, andiamo avanti. Per fare scienza c'è bisogno anche di un po' di fortuna. Talvolta la storia è piena anche di queste situazioni. La differenza fra una scoperta e una mancata scoperta talvolta è veramente piccola. Ecco, forse nella storia della scoperta delle onde gravitazionali siamo stati anche fortunati, però la fortuna ci vuole. Vediamo di capirci meglio. Passo direttamente a questa immagine, poi dopo la commentiamo. Allora, vi ho detto che i due interferometri americani sono entrati in funzione nel 2002, l'interferometro italiano nel 2007. Fino al 2010 nessun segnale. Dico anche che i fisici, gli astrofisici che sono andati all'inizio di questo secolo alla caccia delle onde gravitazionali venivano anche un po' derisi, nel senso che si riteneva che effettivamente la caccia alle onde gravitazionali fosse un po' troppo pretenziosa. Avete visto i numeri prima, bisogna rilevare movimenti che sono un millesimo del diametro di un nucleo atomico, quindi sono spostamenti veramente piccoli.
In realtà c'erano tante altre incognite. Per esempio, siamo sicuri che i buchi neri si fondono? Esistono nell'universo due buchi neri che si fondono fra di loro? L'idea c'era, però nessuno ne aveva la certezza. L'altra domanda che era lecita porsi era: oh, qual è la frequenza con cui può avvenire un fenomeno come questo? Cioè, può avvenire ogni anno, ogni 10 anni, ogni 1.000 anni, ogni 10 milioni di anni? Perché se è un fenomeno estremamente raro, possiamo costruire degli strumenti incredibilmente precisi e sensibili, ma non riusciremo mai ad avere il tempo per aspettare un evento di questo tipo. Si sapeva che esistevano, per esempio, sistemi binari di stelle di neutroni, quello si sapeva, la famosa coppia pulsar stella di neutroni di Hans e Taylor, che valse loro Nobel per la fisica, una stella di neutroni con una pulsar che ruotano una attorno all'altra e perdono energia proprio come previsto dalla relatività generale perché emettono delle debolissime onde gravitazionali. Sono debolissime perché in ogni caso sono veramente piccole, ma soprattutto perché sono ancora un po' troppo lontane fra di loro. Si stima infatti che debbano passare circa 300 milioni di anni prima che si fondano. Quindi sono ancora troppo lontane. Allora, cosa si è fatto? Questi fisici si sono intestarditi, hanno detto bisogna che rendiamo più sensibili questi strumenti. Rendere LIGO e Virgo 10 volte più sensibili vuol dire allargare l'orizzonte oltre il quale osservare di un fattore 1000, perché volume naturalmente va con il cubo della dimensione lineare ed è proprio quello che si è fatto. 2010 si è chiuso, si sono spenti i tre interferometri e si è fatto un upgrade, li si è potenziati per migliorare di un fattore 1000, o meglio di un fattore 10 la loro sensibilità e poter quindi vedere un universo più grande. E guardare un universo più grande vuol dire aumentare la probabilità di osservare questi eventi, se questi eventi esistono. Gli americani hanno stanziato 240 milioni di dollari per fare l'upgrade a LIGO, gli europei hanno stanziato 20 milioni di euro, quindi decisamente meno per potenziare Virgo, però si sa, insomma, gli italiani sono abbastanza geniali, quindi hanno compensato in un altro modo, naturalmente con i famosi super attenuatori di Adalberto Giazotto, e nel 2015 il 18 di settembre doveva partire il run di Advanced LIGO. E invece è stato LIGO, Advanced LIGO, i due interferometri americani sono stati accesi il 12 di settembre. E il 14 di settembre del 2015 è arrivato questo segnale. Il segnale arancione è quello che ha registrato l'interferometro di Hanford, quello azzurro invece è l'interferometro di Livingstone, con un ritardo di 7 millisecondi. Come vedete, i due segnali sono praticamente sovrapponibili, con una significatività, si dice in fisica, di 5,1 sigma, cioè praticamente
una probabilità del 6 su 100.000 parti che questi due segnali siano sovrapponibili solo casualmente. Quindi praticamente questi due segnali sono stati rivelati dai due interferometri e sono in realtà lo stesso segnale. Tra l'altro, il fatto che ci sia questo ritardo permette anche di orientarsi nello spazio e capire da quale zona del cielo è arrivato il segnale. Grossolanamente, perché solamente due interferometri non permettono di triangolare. Appunto, triangolare prevede averne almeno tre. Però Virgo non era ancora acceso il 14 settembre 2015. E insomma, chi lavorava alla collaborazione LIGO Virgo, perché comunque esiste una collaborazione fra gli americani e gli europei, hanno visto arrivare questo bellissimo segnale. Si sono chiesti: ma è veramente un segnale del passaggio di un'onda gravitazionale? Sì, è vero che sono perfettamente sovrapponibili, misurate da due strumenti che si trovano a 3.000 km di distanza, non dovrebbe essere un fatto casuale, ma allora vi racconto questa storia. Nei primi anni del funzionamento degli interferometri, soprattutto LIGO, esisteva questa pratica che veniva chiamata blind injection. Praticamente c'era un comitato formato da tre persone, assolutamente non si sapeva, era una cosa completamente anonima, che a insaputa di tutti gli altri inseriva nel sistema degli interferometri un segnale che era stato ricavato dalle simulazioni fatte dalla relatività generale. Qual era lo scopo di questa blind injection? Era quella di verificare se quelli che analizzavano i dati erano in grado di tirar fuori da tutti i rumori che registravano gli interferometri un segnale utile che avesse una certa significatività. Allora, cosa succedeva? Succedeva che naturalmente quando registravano un segnale che sembrava un segnale del passaggio di un'onda gravitazionale, tutti si attivavano, elaboravano, scrivevano addirittura l'articolo, la cosa portava via qualcosa come 5-6 mesi di tempo. Poi ci si riuniva e quando era il momento di dire: bene ragazzi, cosa facciamo? Pubblichiamo. Abbiamo scoperto le onde gravitazionali, dovevano aprire una busta. Cosa conteneva la busta? La busta conteneva c'era scritto se quel segnale era o no stato inserito deliberatamente da questo comitato di tre persone dentro al sistema. Quindi era un segnale in realtà artificiale o era veramente cioè non era un segnale artificiale, quindi era veramente il passaggio di un'onda gravitazionale. Ecco, subito si è pensato questo. Naturalmente, ecco perché il segnale del 14 di settembre del 2015, ma la scoperta è stata annunciata al mondo solamente nel mese di febbraio, mi sembra, del 2016, perché bisognava aspettare tutta questa procedura. Non era una blind injection. Il comitato delle tre persone ancora non era stato istituito e quindi non esisteva inserimento di un segnale artificiale nel sistema. Era veramente il passaggio di un'onda gravitazionale. Non era neanche un segnale ambientale, sono stati esaminati tutti i sensori, addirittura si è anche pensato a un sabotaggio, sono state analizzate tutte le possibilità e non è emerso nulla. Quindi questo era veramente il passaggio di un'onda gravitazionale. Andiamo a vedere anche questa immagine, questa doppia immagine, che ci racconta un po'
cosa avviene durante la fusione di questi buchi neri. Allora, i due buchi neri, come vedete nell'immagine in alto, cominciano a ruotare a distanza veramente ravvicinate. Quando sono ravvicinati cominciano ad emettere una quantità di energia importante che increspa il tessuto spazio-temporale. Man mano che si avvicinano, questa onda diventa sempre più ampia, però vedete, estremamente piccola. Questo 10 alla meno 21 viene chiamato strain dagli astrofisici. Poi raggiunge il picco massimo quest'onda nel momento in cui i due buchi neri si fondono. Il buco nero finale vibra un pochino e poi si placa. Nell'immagine di sotto invece vedete come, guardate in particolare la linea verde ci dice a quale velocità si muovono questi buchi neri man mano che si avvicinano sempre di più. Nel momento della fusione, che è indicato da questa linea tratteggiata rossa, si muovono a una velocità che è dell'ordine del 50-55% della velocità della luce, quindi masse di decine di masse solari che si muovono a velocità superiori al 50% della velocità della luce. Sono veramente eventi apocalittici. Ecco, un segnale come questo è ricchissimo di informazioni, ci dà tantissime informazioni che naturalmente sono ricavabili dalla relatività. Ci danno questo segnale, per esempio, ci dice qual è la massa dei due buchi neri che si sono fusi. E in questo evento si sono andati a fondere un buco nero di circa 30 masse solari, quindi 30 volte la massa del Sole, con un altro buco nero di circa 35 masse solari, quindi ancora un pochino più massiccio. Il buco nero finale è di 62 masse solari. Però 30 più 35 fa 65. Dove sono finite le tre masse solari mancanti? Si sono convertite in una quantità di energia spropositata che ha prodotto per l'appunto l'onda gravitazionale, quindi l'increspatura dello spazio-tempo che ha viaggiato per tantissimo nello spazio, nel nostro universo. Quindi da questo segnale noi ricaviamo le masse iniziali dei due buchi neri, in questo caso 30 e 35 masse solari, la massa finale del buco nero che ne viene fuori, abbiamo detto 62 masse solari, la distanza dell'evento. Si riesce anche a risalire la distanza dell'evento. Sappiamo che questo evento è avvenuto in una lontana galassia, ma molto lontana, a 1.300.000.000 di anni luce. Si ricava la velocità con cui hanno ruotato i due buchi neri negli ultimi istanti, e abbiamo visto che è quella linea verde del grafico che si trova più in basso. Siamo anche in grado di capire se quei due buchi neri stavano ruotando anche attorno a un proprio asse oppure no. In questo caso stavano ruotando, sono buchi neri ruotanti, si dice, buchi neri di Kerr, vengono chiamati così. Il segnale dell'onda gravitazionale è durato, lo vedete anche nel grafico più in alto, lo vedete qui sotto, circa 0,043 secondi, quello che siamo stati in grado di misurare naturalmente. In particolare negli ultimi due decimi di secondo, quindi è un segnale che dura veramente poco, nel giro di 8 periodi è passata da una frequenza di 35 Hz a 250 Hz. Questo per farci capire con quale velocità
ruotano questi buchi neri nel momento, diciamo che immediatamente precedente alla loro fusione. Per questo motivo, siccome c'è questa frequenza che aumenta, tende ad aumentare, il segnale, questo segnale è rappresentato da quest'onda, la cui frequenza aumenta progressivamente, viene chiamato chirp, dal nome del cinguettio degli uccelli che tendono a cinguettare o aumentando o diminuendo la frequenza. Quindi questa forma d'onda che vedete in questo grafico in alto si chiama chirp, viene chiamato dagli esperti chirp. Ma è rimasto isolato questa scoperta solamente il 14 di settembre del 2015 abbiamo visto l'onda gravitazionale? No, la risposta è no. I tre interferometri sono stati in funzione, sono stati spenti, sono stati rinnovati, migliorati. Ne è stata migliorata la sensibilità, hanno avuto tre run di funzionamenti e oggi siamo arrivati alla bellezza di 50 rilevamenti. Quindi naturalmente ha fatto notizia il primo, ma in realtà ce ne sono stati tanti altri. Questa è una bellissima immagine che potete trovare su internet, qui sotto ho messo anche l'indirizzo, se volete dopo lo posso anche copiare nella chat, perché questa immagine online sul sito di LIGO, io l'ho trovato sul sito di LIGO, è interattiva, nel senso che andando col mouse su ognuno di questi puntini azzurri, o gialli arancioni, diciamo, ci dice, compare un piccolo menu dove dà il nome dell'evento, quindi si risale alla data dell'evento e alla composizione dei due corpi celesti che hanno prodotto la fusione. Quindi, come vedete, abbiamo misurato il passaggio dell'onda gravitazionale in 50 eventi. Non sono tutte fusioni di buchi neri, anzi, se guardate qui in basso, notate che ci sono due fusioni di stelle di neutroni. Una è questa qui che vi sto indicando col mouse, e un'altra è questa qui, di cui parleremo dopo. Poi c'è una fusione fra un buco nero, che è questo, che vi indico col mouse, e una stella di neutroni, che è quest'altra qua sotto. Prima di cambiare però inquadratura, volevo rimanere su questa immagine, perché questa immagine ci fa vedere che cosa abbiamo scoperto. I punti viola, come dice la scritta, sono i black holes, quindi i buchi neri, EM sta per electromagnetic. Cosa vuol dire? Sono i buchi neri che sono stati, tra virgolette, osservati attraverso lo spettro elettromagnetico, quindi attraverso la loro emissione, soprattutto nei raggi X, prodotta dal disco di materiale che orbita attorno a questi buchi neri, materiale che magari proviene da una stella compagna. Il materiale cadendo sul buco nero si scalda tantissimo, perché viaggia a ruota a velocità impressionanti, si converte in onde elettromagnetiche e in particolare nella banda X. Ecco, i pallini viola sono i buchi neri che erano conosciuti prima dell'entrata in funzione degli interferometri. Come vedete, la massa
che è in ordinata, quindi in verticale, la massa di questi pallini neri, viola, si assestano tutti tra circa 5 masse solari e 20 masse solari. E del resto la teoria dell'evoluzione delle stelle prevede che la massa dei buchi neri di taglia stellare, cosiddetta taglia stellare, non debba essere superiore ai 10, 15, massimo 20 masse solari. E invece, come notate, cosa abbiamo scoperto con le detection degli interferometri? Che esistono dei buchi neri che hanno delle masse superiori. Addirittura c'è qualcuno che supera la massa, di 80. A parte questo caso particolare che è la fusione di un buco nero di oltre 80 masse solari con un altro di oltre 60, che ha portato a oltre 140 masse solari. Ma in generale, come vedete, si assestano tra gli 80 e le 20 masse solari. Quindi esiste una specie di taglia diversa, una taglia superiore. Una taglia M, se chiamiamo taglia S, i buchi neri di taglia stellare, ecco, questi buchi neri sono di taglia M, di taglia superiore, e questo non era previsto. Non sappiamo come mai, non abbiamo ancora chiaro come mai esistono dei buchi neri così massicci. Come si siano formati dei buchi neri così massicci? Ultimamente qualcuno sta pensando che forse questi buchi neri che superano le 20-30 masse solari probabilmente sono buchi neri primordiali, quindi formatisi nei primi istanti dopo il Big Bang, e che probabilmente si sono ingrassati molto rapidamente diciamo nelle prime centinaia di migliaia di anni dell'universo, perché avevano molto materiale a disposizione. Però siamo a livello di ipotesi. Fatto sta che abbiamo appunto scoperto una nuova taglia di buchi neri che non era prevista dall'evoluzione stellare, dalla teoria dell'evoluzione stellare. Questa è una cosa importante perché è una scoperta che ci ha fatto un pochino rivedere le teorie dell'evoluzione delle stelle. Poi arriviamo al mese di agosto del 2017. Sempre in termini di fortuna, ecco, il mese di agosto del 2017 è stato certamente un mese fortunato. Cosa è successo? È successo che finalmente era partito con 2 anni di ritardo l'upgrade di Virgo, quindi l'interferometro italo-francese. Era partito con 2 anni di ritardo, con un budget molto più ridotto. Finalmente, dopo un certo tempo, anche Virgo era pronto per riaccendersi il 1° di agosto del 2017. Si è acceso anche Advanced Virgo, cioè Virgo con una sensibilità aumentata. Il 1° agosto del 2017 vuol dire che, siccome il 25 di agosto dello stesso mese il LIGO veniva spento, perché era già 2 anni che operava, e quindi aveva bisogno di fermarsi un po', aveva 25 giorni di funzionamento in comune con i due interferometri americani. Per 25 giorni avevamo tre interferometri in funzione ed era una cosa estremamente importante. Come vi ho detto prima, avere tre interferometri vuol dire avere la possibilità di individuare la zona del cielo da cui proviene appunto questo segnale di onda gravitazionale con una precisione molto ma molto superiore. La probabilità, diciamo, con due interferometri si individua una zona del cielo che è grande qualcosa come 1000 gradi quadrati. Con tre interferometri la zona del cielo si riduce a 50-60 gradi quadrati. È ancora diciamo, un'area molto vasta, però è decisamente
molto più piccola, circa 20 volte più piccola, quindi permette di ricercare anche nell'ottico degli oggetti che si trovano in quella zona del cielo. Ma non è finita qui. Il 14 di agosto arriva un'altra onda gravitazionale che viene rivelata per la prima volta da LIGO, dai due LIGO e da Virgo. Anche Virgo vede le onde gravitazionali. Il segnale che riesce a vedere Virgo è chiaro, netto, diciamo, meno netto e delimitato rispetto a quello di LIGO, però anche Virgo funziona e funziona bene. Abbiamo quindi la certezza che Virgo funziona. Il 14 di agosto però si fondono ancora dei buchi neri. Il problema della fusione dei buchi neri è che, come dice la parola, buchi neri trattengono tutta la luce, quindi non abbiamo la possibilità di vedere la controparte ottica di quello che sta succedendo, di questo evento. Nel frattempo, negli anni precedenti, era stata sviluppata tutta una serie di un'organizzazione per poter mettere in comunicazioni le due comunità, la comunità dei fisici e degli astrofisici che lavorano alle onde gravitazionali e la comunità degli astronomi che osservano invece nell'ottico. In particolare gli astronomi che osservano i cosiddetti eventi transienti, quelli che cambiano velocemente nel tempo. Ecco, qual era l'idea forte di questa organizzazione? Era la possibilità, avere la fortuna di una fusione che non fosse di buchi neri, ma che ci fossero di mezzo anche le stelle di neutroni, in modo tale da poter vedere l'evento anche nello spettro elettromagnetico e magari anche vedere dei neutrini, in modo da poter osservare questi eventi su tante finestre diverse. Veniamo proprio al discorso che abbiamo fatto all'inizio, quindi la capacità di vedere con occhi diversi uno stesso evento permette di ricavare sempre più informazioni. In tutta questa organizzazione, la donna che vedete nella foto, italiana Marika Branchesi, ha avuto un ruolo fondamentale. Tant'è vero che addirittura è finita anche sulle copertine del Times, di varie riviste, è stata denominata tra le 100 personalità più importanti del mondo nel 2017, quindi capite che ha veramente fatto qualcosa di importante. Ecco, e arriviamo finalmente al 17 di agosto, sempre del 2017. LIGO vede il passaggio di un'onda gravitazionale, è più debole, è più lunga. Virgo non vede niente. Ma Virgo sappiamo che funziona, sappiamo perché 3 giorni prima aveva visto l'onda gravitazionale della fusione di due buchi neri. Come mai non vede? L'unica spiegazione è che l'onda arrivi da quello che si chiama un blind spot. Apro una parentesi, gli interferometri. Tutti, LIGO, quelli di LIGO come Virgo, hanno 4 punti nel quale sono ciechi, non vedono. Praticamente la direzione da cui arriva è tale che rispetto ai bracci dell'interferometro non permette di valutare le variazioni delle distanze dei due specchi. Ecco, quel segnale arrivava proprio da un blind spot. Per quello che Virgo non l'aveva visto e lo sapevamo perché 3 giorni prima invece aveva visto, quindi Virgo funzionava e grazie a questa caratteristica del segnale si è stati in grado di delimitare la zona del cielo ad appena, da cui è arrivato questo segnale, ad appena 28 gradi quadrati, quindi una zona del cielo molto grande, quindi in grosso modo
una roba del diametro di 10 lune piene, però decisamente piccola. Guardate questa immagine ci fa vedere le zone del cielo da cui è arrivata, per esempio, l'onda gravitazionale del 4 di gennaio 2017, quella strisciata fucsia lunga, hanno tutte queste forme a banana molto allungate. Vedete quanto è grande? Quella azzurra è del 26 dicembre del 2015, quella verde è la prima, quella di cui vi ho parlato qualche minuto fa, del 14 settembre 2015, e quella gialla è la zona del cielo da cui è arrivato il segnale registrato il 17 agosto del 2017. È partita la più grande caccia a un oggetto celeste che si sia mai fatto da terra con dei telescopi. Anche perché si è capito subito che questo non era una fusione di buchi neri, perché il CIRP, cioè quel segnale, quell'aumento di frequenza, non è durato qualche decimo di secondo, ma è durato decine di secondi. E le simulazioni dicono che quando il CIRP è così lungo, si sono fuse stelle di neutroni che ovviamente hanno una massa più ridotta. Sempre in termini di fortuna, dopo che è arrivato questo segnale, 1 secondo e 7 decimi dopo, il satellite americano Fermi, che si trova nello spazio, ha visto un lampo gamma, quindi ha visto accendersi un lampo nelle energie elevatissime, credo è qua, è scritto qua, 50-300 kilo electron volt. Quindi intanto è arrivato un segnale elettromagnetico, è arrivato con un ritardo di appena 1 secondo e 7 decimi rispetto all'onda gravitazionale. Questa osservazione ha confermato la previsione della relatività generale, cioè che le onde gravitazionali viaggiano alla velocità della luce. Questo segnale che è partito da una galassia lontana 130 milioni di anni luce, ha viaggiato quindi per 130 milioni di anni, è arrivato, ha attraversato la Terra con appena 1,7 secondi di anticipo rispetto al lampo gamma, quindi al segnale elettromagnetico. Ha quindi viaggiato alla velocità della luce. Sempre per rimanere in termini di fortuna, diciamo anche questo, questa che vedete in questa immagine è il percorso che faceva il satellite Fermi in quel momento, percorreva quest'orbita, stava entrando in questa zona rossa si chiama anomalia del Sud Atlantico, dove gli strumenti vengono spenti perché altrimenti verrebbero fulminati, diciamo, accecati. Era già stato spento uno dei due strumenti, 30 secondi dopo sarebbe stato spento anche l'altro strumento, quindi se il segnale fosse arrivato con oltre 30 secondi di ritardo, non avremmo visto questo segnale gamma. E invece abbiamo avuto la fortuna anche in questo caso. Nel giro di poche ore è stata individuata in questa piccola regione del cielo, una galassia, la galassia NGC 44993, che si trova nella costellazione dell'Idra, una galassia assolutamente, normale, che era stata osservata, vedete, 20 giorni prima. Non aveva, questa immagine qua sotto a destra, ci fa vedere che in questa zona della galassia non c'è nulla. Invece, 10, quasi 11 ore dopo il passaggio dell'onda gravitazionale e del lampo gamma, vedete che nella stessa zona si è accesa una stella. In realtà quella non è una stella, è questa qui che vedete nel riquadro e che vedete cambiare
velocemente di luminosità nel giro di pochi giorni, dal 22 al 28 di agosto, è chiamata dagli astronomi Chilonova ed è proprio dovuto al fenomeno di fusione di due stelle di neutroni che raggiungono quindi una temperatura elevatissima e si accende appunto questo oggetto che emette una quantità di luce impressionante, oltre che naturalmente di energia impressionante. Anche in questo caso è stata liberata molta energia che si è convertita in onda gravitazionale. E questo è lo spettro che è stato studiato di questo oggetto. Lo vedete qui a sinistra, c'è la nostra galassia, e questo puntino che piano piano si indebolisce nel giro di, qui siamo a 6 giorni dopo il 17 di agosto, qui ormai siamo a 8 giorni, vedete come l'oggetto si è piano piano indebolito e anche il suo spettro naturalmente ha perso di luminosità. Ma soprattutto abbiamo avuto la possibilità di studiare le righe di assorbimento di questo spettro e abbiamo scoperto che in questo spettro viene a mancare della luce alla frequenza tipica degli elementi pesanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questa zona del cielo si sono formati degli elementi pesanti, degli atomi pesanti, e per atomi pesanti si intendono gli atomi oltre al ferro, quindi parliamo dell'oro, parliamo del platino, parliamo del piombo, dell'uranio e dello stronzio. Lo stronzio, tra l'altro, è stato individuato proprio abbastanza recentemente. C'è stato uno studio che è uscito nel 2019 e da parte di alcuni studiosi che hanno rivelato le linee di assorbimento dello stronzio. Quindi vuol dire che in quell'evento si sono prodotti dei nuclei più pesanti del ferro. E quindi questa scoperta ci ha permesso di completare il percorso di formazione di tutti gli elementi della tavola periodica, perché noi sappiamo che gli elementi più leggeri, l'idrogeno, l'elio, un po' di litio, si è formato nei primi istanti di formazione dell'universo, ma tutti gli altri elementi della tavola periodica, gli oltre 100 e passa elementi della tavola periodica, si sono formati successivamente. Chi nelle stelle più piccole come il nostro Sole, chi nelle stelle più pesanti che poi esplodono come supernove, ma soprattutto mancava la conferma di come si vengono a formare gli elementi più pesanti, l'oro, il platino, il piombo. Ecco, si vengono a formare in eventi come questi. Si stima che nella fusione di queste due stelle di neutroni si siano formate una quantità di elementi pesanti la cui massa è pari a 2000 volte la massa della Terra, quindi una quantità incredibile di elementi pesanti. Quindi questo evento, l'evento GW170817, ha fatto veramente tanta scienza. Si sta ancora studiando, naturalmente. Ci ha detto, per esempio, che la fusione delle stelle di neutroni generano quelli che si chiamano i gamma ray burst veloci, brevi, quelli che durano meno di un secondo, meno di 3 secondi, adesso non mi ricordo esattamente. Abbiamo verificato che le onde gravitazionali si muovono alla velocità della luce, almeno con un'incertezza di una parte su 10 alla 15, 10 alla 15 vuol dire un milione di miliardi, una parte su un milione di miliardi, quindi praticamente è una coincidenza totale. Non solo, ha anche escluso delle teorie alternative alla teoria della relatività generale di Einstein.
esistono delle teorie alternative a quelle di Einstein, che però sono state invalidate da questo evento, perché, per esempio, prevedevano, alcune di queste teorie prevedevano che il lampo gamma sarebbe dovuto arrivare alcuni mesi dopo il passaggio dell'onda gravitazionale, invece è passato appena un secondo e sette dopo, quindi quasi contemporaneamente. E ci ha confermato il fatto che gli elementi più pesanti del ferro si vengono a formare attraverso un processo che si chiama processo R, R sta per rapido, praticamente è la cattura di neutroni in un ambiente, da parte di nuclei già pesanti di loro, in un ambiente estremamente ricco di neutroni. Quindi ci ha anche confermato che le stelle di neutroni, noi le abbiamo chiamate così perché immaginavamo che fossero formate soprattutto di neutroni, le stelle di neutroni sono veramente formate in grande quantità da questa particella. Arriviamo velocemente alla fine. Quanto sapremo andare avanti da quello che abbiamo visto? Ritorniamo alla slide da cui siamo partiti. Per passare dall'immagine di Saturno disegnato da Galileo all'immagine che ci dà il telescopio spaziale, sono passati 400 anni. Ecco, noi con le onde gravitazionali ci troviamo nella stessa situazione in cui era Galileo. Quindi noi siamo all'inizio di questo percorso. È stato un percorso difficile. Per tanto tempo si è pensato che non saremmo mai stati in grado di rilevare le onde gravitazionali, e invece ce l'abbiamo fatta, però da qui dobbiamo andare avanti e cercare di studiare ancora meglio questo fenomeno importante, di osservare l'universo attraverso questi nuovi occhi. Cosa si sta studiando per il futuro? Per il futuro si sta pensando a un interferometro sotterraneo, un interferometro con dei bracci lunghi 10 km. Questo progetto si chiama Einstein Telescope, è già partito, si sta cercando il sito. I siti che sono in gara, diciamo, al momento sono due, in Olanda e in Italia, in Sardegna. Perché in Sardegna? Perché è un luogo poco antropizzato e soprattutto dal punto di vista sismico è praticamente morto, quasi non esistono terremoti, quindi è un luogo assolutamente diciamo sordo a rumori di tipo naturale o artificiale. Ecco, questo è l'Einstein Telescope, tempi di realizzazione forse 2030, e poi c'è anche questo progetto americano invece, che non è l'Einstein Telescope, qui mi sono sbagliato, ho fatto un copia e incolla ma non ho cambiato il nome di questo progetto. Il progetto si chiama LISA, sono tre sonde che vengono portate nello spazio e mantenute a 5 milioni di chilometri di distanza e vengono a costituire un interferometro con dei bracci quindi lunghi 5 milioni di chilometri. Questo interferometro dovrebbe essere in grado addirittura di vedere la fusione di buchi neri ancora più massicci, che sono in grado di ascoltare a delle frequenze ancora più basse. Adesso i nostri interferometri ascoltano a frequenze dell'ordine di qualche centinaio di Hertz. Più si va in basso nella frequenza e più si osservano buchi neri massicci, che quindi ruotano tra di loro a velocità più basse. Addirittura si potrebbe anche arrivare a
osservare la fusione, ad anticipare la fusione di buchi neri di qualche mese, perché naturalmente i buchi neri si trovano ancora un po' lontani e quindi orbitano a velocità più basse, quindi emettono un'onda sonora a bassa frequenza. Infine c'è un ultimo progetto che si sta ancora studiando per vedere se è realizzabile, che è quello di portare dei sismometri, sismometri molto sensibili, sulla Luna, per poter costruire una specie di interferometro sul nostro satellite, visto che la Luna sta diventando un oggetto dove si dovrebbe tornare a breve, potrebbe anche essere l'occasione per riportare dei sismometri sulla Luna e quindi studiare il passaggio dell'onda gravitazionale attraverso questi sismometri che sulla Luna. Anche la Luna è un oggetto abbastanza morto dal punto di vista geologico e quindi con basso rumore. Vado alla conclusione con questa frase che viene riproposta spesso, a me è piaciuta molto, volevo condividerla con voi. L'ha scritta Francesco Marosi, che è uno studioso di filologia, non c'entra niente con la fisica, della Scuola Normale Superiore di Pisa, e ha scritto: allora perché è importante? Si riferisce naturalmente alla scoperta delle onde gravitazionali. Ci saranno certe implicazioni scientifiche cruciali, ma non è per questo che ci fa così impressione. Questa scoperta ci sembra così importante perché è fatta bene. Per arrivare a questo risultato, centinaia di uomini e donne hanno lavorato al massimo della loro creatività e della loro precisione. Questa scoperta ci impressiona perché abbiamo, come genere umano, spinto le nostre conoscenze oltre il limite, oltre un limite quasi impensabile, impensabile perfino per lo stesso Einstein. E questo è un atto di bellezza, una vetta della creatività umana. Qui mi fermo, tolgo la condivisione. Ok, ci sono domande, Roberto? Sì, Roberto, non ti sento. Ce n'è una che dovrebbe apparire sullo schermo adesso. Sì, allora, lo studio delle onde gravitazionali potrà essere utile a capire qualcosa sulla materia oscura? La risposta è sì. La risposta è assolutamente sì, anzi, esistono diverse teorie su cosa possa essere l'energia oscura, che sarebbe quella cosa, chiamiamola così, quell'energia che sta accelerando da qualche miliardo di anni l'espansione dell'universo. Bene, alcune teorie sono già state buttate nel cestino, nel senso che quando abbiamo rilevato le onde gravitazionali con tutti e tre gli interferometri, i due LIGO e Virgo, si sono fatte anche misure sulla polarizzazione delle onde gravitazionali. Bene, se la polarizzazione delle onde gravitazionali aiuta a, diciamo, gestire anche la teoria. Bene, ci sono delle teorie che sono state invalidate. Però chiaramente abbiamo bisogno di fare tante altre misure. Vedo che qualcuno ha comunque avuto difficoltà con l'audio.
Sì, però io sinceramente non ho questa rilevazione, quindi immagino che sia un problema delle varie connessioni che arrivano nelle case. Le onde gravitazionali avranno sicuramente delle implicazioni sia riguardo all'energia oscura, a capire che cos'è questa energia oscura e anche a capire cos'è la materia oscura, capire se veramente c'è una materia che a noi sfugge oppure se questo è un effetto di una forza di gravità che non ha il comportamento che noi ci aspettiamo. Abbiamo però bisogno di fare tante misure. Abbiamo detto che abbiamo avuto una cinquantina di detection, di rilevamenti. Abbiamo bisogno di fare della statistica, quindi abbiamo bisogno di fare tante altre misure. Presto gli interferometri ritorneranno a funzionare, al momento li stanno potenziando, a breve dovrebbe anche entrare in funzione un terzo interferometro LIGO che dovrebbe essere costruito in India. Andiamo in India. E poi niente, aspettiamo. Però c'è da aspettare ancora molto, perché per arrivare all'Einstein Telescope o all'ISA abbiamo bisogno, sembra, di arrivare almeno al 2030. Poi naturalmente stiamo vivendo un periodo abbastanza difficile, quindi può essere che questi progetti slittino ulteriormente. Speriamo di portare in Italia, in Sardegna, la sede dell'Einstein Telescope. Sarebbe veramente una bella cosa per la nostra fisica, la nostra astrofisica, per la nostra scienza in generale, diciamo. Bene. Roberto, cosa dici? Se non ci sono Sì, arrivano dei complimenti, vedo. Arriva la altre domande. conferma che tramite cellulare la connessione migliora, quindi un'ulteriore conferma del fatto che sono le linee ad avere delle fluttuazioni, quindi direi che se non ci sono altre domande, siamo arrivati a un orario che Sì, sono corrisponde 10:30. esatto, 22. corrisponde al termine ipotizzato, quindi ci sono sempre dei altri messaggi che stanno arrivando, ma sono. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, hanno ascoltato. Sì, abbiamo. Spero di essere stato chiaro. Direi limpido, oserei dire. Si è sentito molto bene, direi, quindi adesso bisogna digerire la quantità di informazioni che è arrivata anche questa sera, quindi diamo Va bene, appuntamento il filmato rimarrà disponibile su YouTube, giusto? Sì, la registrazione resta disponibile sul canale YouTube. Anche sul profilo Facebook, se non ricordo male. Sì, direi di sì. E il prossimo appuntamento a questo punto sarà il secondo venerdì di aprile, Sì. che non ho guardato a quale data Il 9. corrisponde, il 9. Direi che siamo dopo Pasqua, no? Che Pasqua è il 4 di aprile. Quindi il Esatto. 9 di aprile. Quindi ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato come spettatori di questa nuova edizione delle Sere Antares in assenza della possibilità di poterci
incontrare di persona nella nostra sede usuale che era il liceo scientifico di Lugo. In questo momento stiamo cercando di ovviare, ovviamente, con gli strumenti disponibili. Quindi appuntamento al 9 di aprile, ovviamente daremo comunicazione tramite i soliti canali dell'argomento che tratteremo e speriamo anche di avere una situazione, diciamo, sociale migliore, ma sarà abbastanza difficile visto e considerato l'andamento attuale delle cose. Va bene, grazie a tutti e buonanotte.